Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Oggi parleremo delle Radium Girls, argomento che ho già trattato nel mio profilo TikTok e che vi stava pure piacendo. Poi a un certo punto TikTok ha deciso di oscurarlo e vabbè, pazienza. Ne parliamo qui in maniera molto più dettagliata. Prima di immergerci nella storia di oggi, però, voglio ricordarvi velocemente che mi trovate anche su Instagram, dove vi aggiornerò sull'uscita di nuovi video, vi darò spoiler e tante altre cose. Quindi seguitemi anche lì e su Twitch e detto questo, possiamo cominciare. Ma non prima di ricordarvi che su Pumpling nella descrizione trovate bla bla bla, codice sconto Andrew Calzini bla bla bla. Ok, finalmente cominciamo col file di oggi. È il 1917 e tante giovani ragazze, decine di giovani ragazze, si consideravano particolarmente fortunate per essersi assicurate un lavoro in un grande complesso di magazzini in New Jersey. Il loro compito era noioso e ripetitivo, ma pagava bene e erano felici di fare la loro parte per aiutare l'America in guerra. Non sapevano però che la maggior parte di loro, grazie a questo lavoro, avrebbe fatto una fine macabra e prematura. Infatti, quando un medico del New Jersey eseguì le autopsie su alcune delle ragazze del radio nel 1928, concluse che il loro corpo continuava a brillare nelle loro bare e si dice che continuino a farlo tutt'oggi. Per scoprire la terrificante verità sulle ragazze del radio, dobbiamo prima capire cos'è effettivamente il radio. Torniamo indietro nel 1896. Il francese Henri Becquerel, di cui probabilmente ho pronunciato male il nome, fu il primo a notare che le rocce della crosta terrestre non erano tutti pezzi di metallo e materiale che li teneva insieme. Nota anche questo materiale particolare e strano che emetteva addirittura radiazioni. Con il tempo, questa scoperta attira l'attenzione di Pierre e Marie Curie, che scoprirono due nuovi elementi. Uno lo chiamarono polonio, mentre l'altro fu chiamato radio. Nel 1903, tutti e tre gli scienziati hanno partecipato al premio Nobel in fisica per la loro scoperta. Non si sapeva ancora molto sul radio, oltre al fatto che emanava un debole bagliore, ma non passa molto tempo prima che la ricerca scientifica, per lo più finanziata dalle aziende che vendevano radio, divulgasse notizie e studi sulle proprietà miracolose per la salute. Già, miracolose per la salute. In poco tempo, quindi, questo elemento radioattivo veniva utilizzato in tutti i tipi di prodotti, dai dentifrici alle creme rigeneranti per il viso, alle caramelle e molte altre cose. Altrettanto velocemente la gente cominciava a rendersi conto che il radio in realtà stava facendo esattamente l'opposto degli effetti benefici per cui veniva venduto. Mentre comunque questo materiale continuava ad andare alla grande, una società chiamata US Radium Corporation, che gestiva miniere di radio nel Colorado e nello Utah, aveva trovato un uso diverso per questo elemento. Nella Corporation usavano il radio per produrre una vernice luminescente, che chiamavano Undark. La notizia si sparse fino a raggiungere le trincee europee durante la Prima Guerra Mondiale. I soldati avevano un gran problema all'epoca, ovvero che al buio diventava impossibile leggere l'ora in quelle trincee buie e sporche. La risposta a questo problema fu che cominciarono a fare dei quadranti con il bagliore verdastro dell'Undark. Quindi l'US Radium Corporation stipulò addirittura un contratto di fornitura di orologi con i quadranti al radio per i militari europei. È proprio qui che entrano in gioco le ragazze del radio. La fabbrica assumeva decine di ragazze adolescenti e giovani donne come pittrici di quadranti. Avevano un solo compito, quello di dipingere i minuscoli numeri e linee con la loro vernice Undark. A quel tempo assumevano soltanto donne perché secondo loro avevano le mani più piccole e un tocco più delicato. Nel 1920 il numero di impiegate, secondo quanto riportano i documenti, era di 300 donne circa. Ciascuno di loro doveva dipingere 250 quadranti al giorno, per 5 giorni e mezzo alla settimana, e ricevevano uno stipendio di ben 20 dollari alla settimana. A noi ovviamente sembra pochissimo per via dell'inflazione, ma a quell'epoca in realtà era una grande opportunità per loro. Basti pensare che la pittura dei quadranti pagava molto di più di qualsiasi altro lavoro in fabbrica. Era considerato un lavoro d'élite per le ragazze, posizionandosi addirittura nel 5% dei lavori più pagati per le donne a livello nazionale. Ma non passò molto tempo prima che le ragazze del radio scoprirono la terrificante verità. Nella fabbrica veniva insegnato alle ragazze ad infilare i loro pennelli tra le labbra per modellarli e ottenere una punta sottile prima di immergerli di nuovo nella vernice scura. Questa tecnica era conosciuta come Lip Dip Paint, e alle ragazze veniva assicurato che la vernice era perfettamente sicura e non avrebbe avuto alcun tipo di sulla loro salute. Presto si guadagnarono anche il soprannome di The Ghost Girls, ovvero le ragazze fantasma. Questo perché ogni volta che a fine turno uscivano dalla fabbrica, i loro vestiti e persino i loro corpi avevano un certo bagliore. Una cosa macabra è che durante le pause le ragazze giocavano addirittura con questa vernice. Se la spruzzavano nei capelli, oppure la usavano come smalto per le unghie, e secondo alcune addirittura ogni tanto si pitturavano i denti per far ridere le altre. Ma nessuna di loro sapeva dei pericoli che correva nel maneggiare e ingerire i numeri innumerevoli dosi di radio, mentre le ragazze del radio si avvelenavano costantemente.
accadeva qualcosa di diverso per la direzione e gli scienziati che lavoravano nella fabbrica. Tutti loro, al contrario, usavano maschere e pinze per assicurarsi di non entrare mai in contatto con il radio o con la vernice che lo conteneva. Infatti, quando l'inventore di Andark, il dottore Sabin von Soccoci, credo di averlo pronunciato male, durante una delle sue visite alla fabbrica, vide una delle donne portarsi il pennello alla bocca. Le disse di smetterla subito perché quella vernice era dannosa. Quando però la donna chiese spiegazioni al suo capo reparto, disse che erano tutte dicerie e che non dovevano preoccuparsi. Ci vollero anni prima che le lavoratrici iniziassero a sperimentare misteriosi problemi di salute. I casi non erano più singoli e sporadici, ma cominciavano ad avere quasi tutti gli stessi sintomi. La prima cosa che sentivano erano fastidiosi dolori muscolari e una strana stanchezza. Andando avanti, le loro gengive iniziavano a sanguinare e i denti a cadere. Dopodiché venivano delle dolorose piaghe per tutta la bocca e la mascella, che pian piano cominciava a marcire. Molte in quel periodo ebbero anche degli aborti spontanei e la percentuale di malati di cancro era salita vertiginosamente. Oltre a questo, le ossa di alcune donne erano così indebolite che alla minima pressione avrebbero potuto fratturarsi, rendendo così impossibile camminare. Ad alcune sfortunate, invece, venne una condizione chiamata Radium Joe, che forse è la più conosciuta per via delle macabre foto diventate virali anche sul web. Questa parte potrebbe essere un po' forte, quindi se siete sensibili vi consiglio di saltarla. La prima donna ad ammalarsi che fu documentata è stata la 24enne Amelia Maggia. Tutto cominciò nel gennaio del 1922, con un semplice mal di denti. Poi i suoi denti cominciarono a cadere tutti insieme, come succede negli incubi. A maggio di quell'anno era diventata talmente debole da dover lasciare la fabbrica. Cominciava a sentire un male atroce alla mascella, ma un dottore le diagnostica semplicemente un reumatisma e le prescrive delle aspirine. Le vennero delle ulcere intorno ai denti che non smettevano di sanguinare e si infettarono pure. Quando andò dal dentista le estrasse un dente che era già in decomposizione e nel toglierlo venne via anche un pezzo di mascella che si sgretolò come fosse cenere. Amelia fu la prima a morire il 12 settembre del 1922 a causa di una massiccia emorragia che copriva dalla bocca fino allo stomaco. Solo 2 anni dopo morirono altre 8 donne più o meno nello stesso modo. Molte delle donne cercavano disperatamente delle spiegazioni per i loro sintomi, ma venivano spesso diagnosticate erroneamente dai medici, come casi di tubercolosi o soltanto malattie psicosomatiche. Quello che non sapevano, però, è che US Radium stava pagando i medici per nascondere le loro scoperte sul radio. Mentre altre donne continuavano a morire, la società, insieme ai medici corrotti, dichiarerà pubblicamente che la causa di tutte quelle morti era la sifilide. A quel tempo era abbastanza diffusa e divenne l'insabbiamento perfetto che gli serviva. Nel 1924, US Radium ha assunto il dottor Cecil Drinker, un professore di Harvard, per esaminare le condizioni di lavoro dello stabilimento. E non sorprende che le sue conclusioni furono che le misteriose condizioni di salute delle donne erano collegate al consumo di radio. La sua ricerca ha dimostrato che c'era un'ampia contaminazione in tutto lo stabilimento e ogni donna era ricoperta da polvere radioattiva. Dopo altre analisi venne fuori che tutti avevano livelli alti di contaminazione nel sangue e per questo formulò diverse raccomandazioni sulla sicurezza, inclusa l'interruzione immediata della tecnica della Lip Deep Paint. Come ovvio che sia, la società ignorò tutti i suggerimenti che erano stati formulati e non solo vietò a Cecil di pubblicare e divulgare ogni suo studio, ma addirittura quando Cecil presentò il rapporto al Dipartimento del Lavoro del New Jersey era totalmente diverso da quello che aveva fatto in precedenza. Ogni riferimento alle condizioni di lavoro non sicure era stato rimpiazzato con cose positive, arrivando persino ad affermare che ogni ragazza che lavorava là dentro era in perfette condizioni di lavoro. Le donne però cominciarono a sospettare che il loro lavoro era in qualche modo collegato alla loro salute. Una delle ragazze, Grace Fryer, che aveva cominciato all'età di soli 18 anni, nel 1917 soffriva degli stessi sintomi che presentavano le altre donne che lavoravano da molto più tempo di lei lì. Era anche andata da un medico, ma come al solito il medico le diceva che era tutto ok, essendo complice della US. Lei però si sentiva sempre peggio, ma fortunatamente per lei, suo padre era un rappresentante sindacale. Decidono così di citare in giudizio la US Radium per via degli infortuni sul lavoro. Altre 4 donne si unirono alla causa contro l'azienda. Per ben 2 anni, però, non riuscirono a trovare un avvocato che accettasse di prendere in carico il loro caso. La svolta arrivò finalmente nel 1927, quando un avvocato di nome Raymond Berry accettò di affrontare il caso anche se le ragazze ormai vivevano in condizioni critiche. Il processo durò 3 anni, nei quali morirono altre 13 donne. Alla prima apparizione del processo, nessuna delle donne riusciva ad alzare la mano per prestare il giuramento, e addirittura una di loro non riuscì nemmeno a presentarsi e testimoniò dal letto di casa sua. Il processo durò a lungo, e nel novembre del 1928, Von Soccoci, l'inventore della tanto famosa vernice, si ammalò anche lui e morì per avvelenamento da radio. Questo fatto aiutò a dimostrare quanto affermavano le donne. Alla fine di quell'anno, finalmente, il caso è stato risolto in via extragiudiziale,
risarcendo le donne che erano sopravvissute. Diedero loro $10.000, che equivalgono a circa $150.000 di oggi, in più una rendita annuale di $600 e il pagamento di tutte le spese mediche che avrebbero dovuto affrontare. Nonostante questa condanna, la US Radium non ammise mai la colpa per le loro azioni. Purtroppo, però, anche se le 5 donne erano riuscite a vincere, alla fine del processo erano tutte decedute, ma non fu inutile. Oltre che salvare migliaia di vite, questo processo segnò una svolta per i diritti dei lavoratori. Il caso, infatti, portò il governo degli Stati Uniti a creare l'Amministrazione per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, per garantire delle condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori. Quindi è stato un caso che ha dato davvero una svolta nel mondo del lavoro degli Stati Uniti. Questa era la storia delle Radium Girls. La conoscevate? Sapevate che agli inizi del 1900 alcuni lavoratori dovevano svolgere il proprio lavoro in condizioni pessime e talvolta mortali? Sotto certi punti di vista non è cambiato neanche oggi, però questo è un altro discorso. Come al solito, comunque, io spero che questa storia vi sia piaciuta, per quanto triste sia, ovviamente. Io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!